Siamo all'inizio di questo viaggio che ci porterà ad approfondire la figura e l'opera di Dante. E per la nostra prima tappa abbiamo deciso di rivolgerci a Giulio Ferrone, che non è soltanto uno dei critici più noti e apprezzati in Italia, non ha solamente insegnato letteratura italiana per anni all'Università La Sapienza, ma che questo viaggio lo ha intrapreso proprio fisicamente. Ha visitato, cioè, quasi tutti i luoghi, potremmo dire tutti i luoghi che sono citati, in particolare nella Divina Commedia. Buongiorno, professore. Buongiorno, Ecco. ricordo sempre, guardi che io ho insegnato anche per pochi mesi all'Università di Padova, quindi ho un rapporto indiretto, tra l'altro tantissimi amici, anche amici purtroppo scomparsi, e soprattutto voglio ricordare qui un grandissimo maestro Gianfranco Folena, che ancora c'erano tantissimi allievi di Folena a Padova, con cui sono amico, quindi il legame con Padova è molto forte. Ecco, volevo solo fare questa precisazione. Sono stato pochi mesi a insegnare a Padova, però insomma, il ricordo è sempre molto vivo. Ecco, com'è stato ripercorrere l'Italia di Dante e in che cosa la ritrova diversa da quella del poeta? Naturalmente l'Italia di Dante, quella del suo tempo, io non l'ho vista qui, la conosco solo attraverso la letteratura e la storiografia, naturalmente, no? Però ecco, e chi viaggia oggi, no? Avendo in qualunque paese del mondo, avendo una coscienza in sé di quanto il mondo era diverso, sente in ogni momento questa distanza assoluta, in fondo, no? Quando io, per esempio, un passo per parlare di una cosa che riguarda riguarda Venezia, no? C'è la bellissima immagine, similitudine per la bolgia dei barattieri dell'arsenale di Venezia, no? Che Dante descrive con grande precisione, proprio col mondo che con tutti coloro che lavorano per rattoppare le varie, i vari bastimenti variamente danneggiati, no? È d'inverno, insomma, stanno tutti lavorando con la pece, insomma, e descrive tutti i particolari di chi batte da una parte, chi rintoppa dall'altra, chi incolla, chi usa chiodi, insomma, ecco, c'è tutta una serie di particolari che danno evidenza totale alla dimensione artigianale e fisica del lavoro d'un tempo, no? Oggi il lavoro, anche nel punto di vista della marineria, insomma, no? Comporta certo sforzo fisico, evidente impegno a toccare le cose, però è facilitato, no? Da tanti strumenti tecnologici che noi usiamo sempre, no? Che sono normali nella nostra esistenza. E allora, viaggiando, la prima cosa che si sente, no? Confrontando il testo di Dante o comunque ripensando allo sfondo vitale, quotidiano della vita del tempo, è quello dell'assoluta distanza. Lei diceva prima, no? I treni o i percorsi autostradali, no? Questo ritmo continuo in cui viviamo noi, di un movimento senza fine, no? Che non si sa mai dove arriva, e che se arriva in qualche punto riparte subito, no? E questa è un'impressione che si ha soprattutto nei percorsi autostradali, no? Ecco, sono tutte cose che le culture lontane non percepivano, non vivevano, insomma. Quindi la prima differenza riguarda proprio il modo di attraversare l'ambiente, no? Di sentire il rapporto anche umano, fisico con l'ambiente. Questa è una cosa, naturalmente, che non riguarda solo l'Italia, riguarderebbe tutto il mondo, no? Poi però c'è la specificità italiana, no? C'è la persistenza, no? Di tanti elementi, no? Di lavoro umano che si è svolto nel tempo con grande lentezza, ma che ha prodotto delle forme di eccezionale bellezza, no? E abbiamo la persistenza di questi oggetti, anche del paesaggio, che pure si è trasformato nel tempo tantissimo. Però abbiamo questo senso di qualche cosa che persiste, e forse persiste anche nel modo di gestire la vita quotidiana da parte degli esseri umani, no? Che a volte
hanno comportamenti che sono omologabili con qualsiasi comportamento nell'uso delle cose, nel percorso dell'autostrada, nell'aggressività purtroppo che c'è, nella chiusura, a volte nell'ottusità quotidiana, no? nel non saper curare il proprio spazio. C'è questo, però c'è anche, che ne so, una passione per la vita. Ecco, io soprattutto in certi momenti marginali, no? Non tanto nei grandi luoghi, nelle grandi città, che tra l'altro erano almeno, adesso in questo periodo il turismo è sospeso, ma quando ho fatto il mio viaggio, no, dovunque trovavo, oltre così al ricordo dei luoghi d'un tempo, e oltre alla vita quotidiana di oggi, la presenza invadente dei turisti, no? Però in tanti luoghi invece più marginali questo non c'era, e avevo occasione di confrontarci con piccoli momenti di vita quotidiana che mi davano l'idea di un'Italia che comunque resiste in una difesa civile del proprio spazio, in una gestione civile del proprio spazio. Un'Italia che non è necessariamente fatta, no, di persone che si definiscono etnicamente italiane, spesso anche da immigrati, insomma. Per esempio, trovare una giovane donna immigrata che spinge la carrozzina di un vecchio italiano malato, insomma, in un sobborgo marginale di Reggio Emilia. Ecco, sono tutte cose queste che mi hanno dato il senso di una concretezza di vita che si prolunga naturalmente in modi, in termini molto diversi da ciò che accadeva ai tempi di Dante, dove la vita quotidiana era molto più dura, naturalmente. Noi, quando studiamo la storia, spesso corriamo il rischio di sospenderla, no, nel fascino dei grandi personaggi, della grande vita, no, delle grandi opere d'arte, ma trascuriamo la sofferenza del quotidiano. Ecco, quella oggi, per tanti motivi, riusciamo anche in un momento difficile come quello del Covid, riusciamo a salvarla in parte, no? E facendo questo, confrontandosi con questo, si avverte l'esigenza di salvare lo spazio, di salvare il mondo. Ecco, voglio aggiungere una cosa a cui tengo molto: questo mio libro è legato poi a una prospettiva ecologica, direi, no? Anche se non ci sono momenti di esplicita formulazione, anche se qualche volta, no, nell'indicazione di certi ambienti lo metto poi anche in evidenza. Però, ecco, percorrere lo spazio del passato è anche un modo di salvaguardare ciò che di quel passato resta, e di salvaguardare la vita del presente per offrirla a voi delle giovani generazioni, in fondo, no? È una cosa che dovremmo saper fare tutti. Purtroppo certe volte invece maltrattiamo il nostro ambiente, maltrattiamo anche con propositi culturali, però maltrattiamo la nostra cultura. Ecco, quindi questa compenetrazione tra ambiente e fattore umano come certo. Fatto distintivo anche un po' dell'Italia. Ecco, però Dante è una presenza quasi familiare per ogni italiano fin dai tempi delle scuole. Lei poi lo ha studiato per decenni. È riuscito ancora a stupirsi di qualcosa? C'è qualcosa che l'ha sorpresa in questo viaggio e che non si aspettava? Ma naturalmente, quando uno viaggia, specialmente nei luoghi che non conosce o che conosce male, no? O ci sono alcuni luoghi dove io non ero mai stato, tra l'altro, no? Allora, guidato da Dante, ho fatto delle scoperte. Per esempio, nell'Appennino tosco-emiliano, la pietra di Bismantova, che è un luogo incredibile, formidabile, no? È un tozzo costone di monte che c'ha sopra, in cima, quasi un pianoro, insomma, no? Mentre il pendio è molto ripido, tant'è vero che addirittura ci sono degli alpinisti che lo usano come dal punto di vista dell'allenamento, diciamo, no? Però si può salire con un sentiero, e quando si sta lì si ha intorno tutto l'Appennino, no? E si respira un'aria particolarissima, si sente come, in fondo, un paese che sta radicato nel mondo, come il nostro, insomma, c'è qualcosa che
che respira, che geograficamente respira, no? Ecco, e Dante questo la senso... La stessa che... aria di Dante, tra l'altro, se vogliamo. Non credo che ci siano molte differenze in questo caso. No, certo, queste sono le cose che persistono, anche se il paesaggio può essere cambiato. E Dante ha delle immagini globali, no, del paesaggio italiano, che a volte sembra guardato a volo d'uccello, sembra che faccia riferimento a qualche cosa che respira, come per esempio nel 30° canto del Purgatorio, quando per far riferimento allo sgorgare lento del pianto che sorge in lui di fronte alla reprimenda che gli fa Beatrice, che quando lui appare, lui tutto contento di averla finalmente ritrovata, ma lei lo carica di rimproveri. Per dire questo fa un riferimento così a come la neve si forma sulle montagne, sul dosso d'Italia, sull'Appennino, e poi come man mano si scioglie e così il suo pianto si scioglie. Per far questo fa riferimento ai venti che vengono da nord prima, poi ai venti che vengono da sud. Sembra che stia guardando, no, un panorama immenso. Ecco, quindi sente il respiro dei luoghi, no? E questo è una di quelle cose che non riusciamo mai a tradurre in parole, pure quando viaggiamo, no? Sentiamo, cerchiamo di capire tutto, di descrivere, no? Io qualche volta mi sono impegnato a descrizioni di certi paesaggi, descrizioni soprattutto di certe opere d'arte, no? E l'architettura, per esempio, no? Nell'architettura sentiamo respirare qualcosa, ma c'è qualcosa che non si riesce a dire. Ecco, mi pare che c'era un grande studioso di storia dell'arte, no, del secolo scorso, Cesare Brandi, mi pare che a proposito dell'architettura usava una formula, la stanza, che è una parola che... Cioè, c'è qualcosa che l'edificio esprime, ma non lo possiamo dire, non c'è. Insomma, è qualche cosa che c'è, ma che non si dice con le parole. Forse il solo che riesce a dirle è il poeta quando usa appunto certe formule linguistiche. Cioè, ecco, Dante lo dà questo, ti dà l'idea che ci dica il senso dei luoghi che nomina, qualche volta basta che faccia un nome, senza però dire altro, non c'è bisogno di dire altro in fondo, no? Dire il nome per lui nel contesto della sua poesia è un modo di far sentire il respiro dei luoghi. Per qua, a proposito della pietra di Bismanto a cui facevo riferimento io, lui fa riferimento alla difficoltà di salire su questo monte come paragone per la difficoltà di salire la montagna del Purgatorio, no? Allora, bassi in Salleo e discendesi in Noli, montasi per Bismanto va in Cacume. Così, ecco, ci sono cose veramente che sprigionano dai suoi versi. E questo senso che ricavavo dalla sua lettura mi ha spinto a intraprendere questo viaggio. Ecco, questo libro è la sintesi quasi di vari generi, perché critica letteraria, ma anche libro di viaggio. Io ci vedo anche un po' di giallo, se permette, perché è un po' un inseguimento, no, sulle tracce di Dante. Ecco, volevo chiederle come ultima domanda, è riuscito a raggiungerlo a un certo punto? È riuscito a vederlo in qualche modo? Avrei voluto, no? Pensavo molto, soprattutto nei percorsi più impervi dell'Appennino, oppure soprattutto quando ho fatto delle camminate, così. Allora, cioè, magari, ecco, per sempre a proposito dell'Appennino, qui però tosco-romagnolo, per raggiungere una cascata dell'Acqua Cheta, di cui lui parla a un certo punto dell'inferno, bisogna percorrere un sentiero di un paio d'ore. Lì, insomma, ho camminato a lungo da solo, non c'era nessuno assolutamente, no? Allora, nel bosco, attraverso il bosco, no, veniva in mente, no, quasi l'idea che uno lo vedesse mentre
passava, perché allora quel posto lì si passava proprio per raggiungere la Romagna dalla Toscana e viceversa, no? Magari il sentiero ai tempi d'antico era completamente diverso, non era curato così, era curato in un altro modo, perché poi, ecco, per poter viaggiare così c'erano delle strade, dei sentieri ben curati naturalmente, no? Sentieri mulattiere, no? Poi mi domandavo come passava, era a cavallo o aveva, era a cavallo di un mulo, era in compagnia di persone che portavano i suoi effetti personali, oppure era proprio soltanto con una sacca, dipende da dove andasse. Ecco, pensare uno nell'esilio, insomma, queste cose erano così. Il percorso per il mondo era poi ancora più difficile che di solito, no? E ecco, queste cose, quindi l'ho visto da questo punto di vista, oppure cercando a volte delle rovine di cui non c'è grande traccia, no? Arrampicandosi, per esempio, nella Lunigiana, verso le rovine del castello di Giovagallo, che era quello di Moroello Malaspina, un signore dei Malaspina che Dante ha frequentato parecchio. Lì ci sarà stato, però io mi arrampicavo e tra l'altro la strada non era nemmeno lì, non c'era nemmeno un sentiero, era tutto un po' casuale, scivolavo anche nell'arrampicarmi su, e allora ho preso per salire, c'erano tanti sterpi, ho preso un bel bastone così per appoggiarmi e dico, questo è il bastone di Dante, ecco, me lo sono poi portato a casa, no? Ecco, però è chiaro che sono solo, è così, fantasie, no? Che si svolgono nel procedere, soprattutto quando si procede da soli, no? Che poi quando si va in compagnia, insomma, si parla di altre cose, cioè le cose non appaiono, no? Ma invece quando... E il viaggio l'ho fatto, a parte poche situazioni, l'ho fatto quasi sempre in solitario. Il libro di Giulio Ferroni, che ringraziamo, ci dice che l'Italia è un paese incredibile, un paese vario, diverso nella sua unità, potremmo dire, che è ancora un po' il paese di quel grande intellettuale, artista, poeta che è stato Dante Alighieri. Grazie a Giulio Ferroni veramente per averci guidato in questo viaggio. Grazie a voi e salutate il Bo.